Salve, piacere di sentirlo. Mi presento, signore, io sono Sofia. Il collega mi ha trasferito la chiamata per un'informazione in merito. Come la trovo? Tutto bene? Tutto bene. Mi fa piacere. Se vi posso chiedere, signore, ha mai avuto un'esperienza sul campo di trading online oppure segue un po' i mercati finanziari anche per curiosità? No, no, niente, zero, completamente. Capisco. Infatti a me mi piacerebbe di spiegare un po' come funziona l'attività di trading online, visto che noi Ma, deve, ma, si, ma si fanno soldi? Si fanno soldi? Posso fare soldi? Allora, parliamo per i guadagni che vengono. Ma quanto si possono fare di soldi? Sui mercati. Quanti soldi posso fare, diciamo, al mese? Ogni mese quanti soldi posso fare? Dipende nel momento quanto tempo li dedica a questo tipo di attività. Ma devo spendere soldi? Devo spendere. Quanti soldi devo spendere per. Praticamente viene creato un conto uguale come in banca. Ma devo spendere soldi? Devo mandare soldi? Sì, questo ti sto spiegando. Se mi lasci spiegare fino al fondo, sì. Cosa vuoi dire? Nel momento che tu crea questo conto deve essere attivata con un minimo di capitale. Però non è che questi soldi. E quando sono questi minimi di capitale? Oppure alla società. Parliamo per piccoli centinaia di euro, tanto per testare quando? Il servizio e per capire come funziona. Quando? Centinaia di euro, una somma che a te per esempio centinaia non sono tanti, centinaia di euro assai. Non è che sono tanti, io dico quanto è una somma per te che non si sbilancia economicamente, che potrai mettere a disposizione. Ok, quanti te le devo portare? Quando? Per lavorare. E quando te li mando? Ah, non te li devo mandare? Come? Non te li devo mandare i soldi? Io ti sto spiegando come funziona, perché questi soldi tu non è che mi dai a me oppure alla società, perché praticamente è una società, un broker che fa il ponte tra lei che è il cliente e tra tutte le società che sono quotate in borsa, cioè tutti i mercati che sono quotati in borsa. Ah. Per questo motivo mi piacerebbe prima di tutto di conoscere un po' l'attività. Spiegare un po' come funziona e ma poi io voglio fare se è una cosa che vi conviene o meno. Se lei vuole fare altro, certamente ben venga. Ma dove? E dove te li devo mandare? Per poter iniziare per spendere i soldi. Ma quanti sono questi soldi? Non me l'hai detto quanti sono questi soldi. Perché ti sto dicendo dipende da te. Non è che io ti posso dare una cifra e tu mi devi dire che 5 euro, 5 euro. È un minimo di 200 euro. Però ah, 200, ecco. Non è che ti servirà a te per fare dei investimenti, però ti servirà solo per prendere ma no, un ma no, investitore. Ma io ho paura che facciate le truffe, facciate. Certamente, perché in questo momento che parliamo io sono soltanto un voce dietro al telefono e per questo motivo mi piacerebbe spiegarti le cose. Sì, ma io ho paura che perdo sui 200 euro. Ho paura che prendo questi 200 euro. Non è che devi avere paura perché io ti mi stando, parlare mi stando. Con trasparenza, perché in questo momento che stiamo parlando, sì. Io parlo per società conosciute in Italia, società che non sono qua. E come si chiamano? Come si chiamano? Come si chiamano? Come si chiamano queste società conosciute in Italia? Allora, non, certamente parliamo per l'Avatrade, eToro, Plus 500. Mai sentito. Mai sentite in vita mia, tipo in piazza con gli amici, non abbiamo mai parlato di questa cosa. E non le, se sono famose, neanche in televisione non ho visto io queste cose. Certamente che sono famose, però non le conosco. Non ma lei, dire che lei praticamente contro il tempo, non ma, so, ma io sono famoso, tu lo sai. Come ti chiami? Scusa, Sofia? Come ti chiami? Ah, Sofia, anche io sono famoso, mi conosci? Se mi dai il tuo nome e cognome posso cercare, perché no? Io sono Nunzio Quattrocchi. Sei famoso, dopo. Io sono famoso perché quando mi chiamano quelli del call center poi gli faccio gli scherzi. Ah, veramente? Sì. Non l'ho visto. Sì, adesso posso vedere. Sì. Ogni volta che mi chiamano dei call center io gli faccio gli scherzi, non mi faccio fregare. Non lo sapevo.
Sì, non mi faccio Ah, per fregare. questo motivo parli così, con questa gentilezza. Ah, perché di solito che sono diverse le persone, ti gridano. No, conoscono molto bene perché cosa stiamo parlando, se non mi fanno Ah, delle domande per silenzio, se per questo motivo ti quante persone confondi. hanno mandato? Tipo in un giorno, quante persone a chiappi? Vuoi capire il mio lavoro? Sì, voglio sapere quante persone, quando tu chiami, no? A delle persone, qual è la percentuale che ci cade? Perché ci cade? E Scusa, cioè, non voglio ti ho dire che, no, capito. scusa, ho sbagliato, che accetta. No, che accetta? La chiamata viene a livello informativo. Sì. Un'informazione non è che fa male alle persone, per questo Ah, e motivo dopo l'informazione non ci sono. possono avere un'informazione. E dopo che Dopo fanno. l'informazione Non è? ho finito il mio lavoro e sono contenta che ho dato un'informazione alle persone che vogliono avere un'informazione, Ah, e ok? poi che Ringrazio succede? il signore. Come? E poi che succede? Blibli. Blibli. Blubu.